Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video dai toni macabri perché vi voglio parlare della Casa Rossa di Cortenova, che è in provincia di Lecco. Questa villa è considerata uno dei luoghi più infestati d'Italia. Il vero nome è Villa De Vecchi, è una villa ottocentesca. E si dice che sia stata teatro di delitti, si dice che ci siano i fantasmi, che in passato venissero fatte all'interno delle messe nere e quindi appunto è considerato un luogo assai infestato. Questa villa è stata costruita a metà del 1800 dal conte Felice De Vecchi. Lui l'ha costruita come residenza estiva all'interno di un parco enorme che conteneva un sacco di piante esotiche, quindi una villa molto bella. Era strutturata su tre piani e poi aveva un sotterraneo. E la cosa particolare per l'epoca è che lui aveva pensato di costruire una sorta di impianto di riscaldamento, che nel 1800 sicuramente non era una cosa difficile. Aveva collegato tutti i camini della casa con dei tubi in modo da poter riscaldare tutte le stanze. Sicuramente era un'idea innovativa, soprattutto se consideriamo che era il 1800, però ovviamente non sono state prese le giuste misure di sicurezza e quindi ci sono state poi delle perdite, quindi questi tubi hanno cominciato ad avere delle fughe e questo ha fatto crollare l'ultimo piano della villa. Poi nel tempo il conte è morto, l'ha lasciata in eredità al fratello, che però l'ha lasciata andare completamente in rovina. Si dice che sia uno dei luoghi più infestati d'Italia perché attorno a questa villa ci sono un sacco di leggende. Inoltre viene chiamata Casa Rossa perché è stata costruita con un materiale particolare che si chiama arenaria rossa e quindi le dà appunto questa colorazione. Si dice che sia un posto completamente infestato perché una delle tante leggende racconta che in questa villa abbia soggiornato Crowley, che è uno dei massimi esponenti di satanismo ed occultismo. Tra l'altro, di Crowley ci sono anche i tarocchi. Io non ce l'ho, non li ho mai comprati, però in qualche modo mi affascinano, quindi non si sa mai. Comunque, Crowley, in quanto massimo esponente di satanismo e occultismo, ovviamente all'interno della casa svolgeva i suoi rituali, faceva messe nere, inoltre amava particolarmente il rosso, quindi ha scelto appunto questa villa soprannominata Casa Rossa e pare che il rosso tornasse spesso nei suoi rituali. Inoltre, la cosa rossa che spesso era protagonista di questi rituali era il sangue, perché in questa villa si dice che se ne sia versato tanto. Dopo Crowley pare che un gruppo di satanisti abbia soggiornato nella villa, quindi anche questo gruppo di persone faceva delle messe nere. Pare che una volta abbiano invocato il diavolo e che questo si sia manifestato impossessandosi di uno dei membri del gruppo. Poi queste persone sono state trovate tutte morte, scarnificate e il colpevole non è mai stato individuato. Ovviamente queste sono tutte leggende, però c'è chi ancora sostiene che questa sia la villa più infestata d'Italia. Alcuni testimoni giurano di aver sentito nelle notti di equinozio d'autunno e solstizio di primavera dei lamenti di donna provenire dall'interno della casa e si pensa che possa essere la moglie del conte che è morta proprio all'interno delle mura. Inoltre si dice anche che spesso durante la notte si sente il suono di un pianoforte. La cosa particolare è che in questa villa pare che ci sia davvero un pianoforte abbandonato, ormai distrutto. Secondo alcuni testimoni, all'improvviso si mette a suonare. Ovviamente queste sono leggende che sono state smentite da uno degli ultimi custodi della villa, che dice che assolutamente non è vero nulla, però nonostante sia stato tutto smentito, ci sono persone che credono fermamente che questo sia uno dei luoghi più infestati d'Italia e quindi ancora si recano appunto in questa località a vedere la Casa Rossa, che però oggi è completamente inagibile perché nel 2000 c'è stata una frana che ha reso appunto impossibile l'ingresso nella villa. Ma nonostante questo, ci sono persone che tentano comunque di intrufolarsi all'interno perché vogliono appunto vedere se queste leggende sono vere oppure no. Io come al solito lascio a voi l'opinione, ditemi voi se ci credete o se non ci credete, scrivetemelo nei commenti che sono curiosa. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.